Eccoci, buonasera, una giornata ancora scandita dai fatti internazionali. La Siria svuotata di gran parte ormai della sua popolazione che diventa teatro di quella che può essere un assaggio di guerra internazionale. Si sa della presenza ormai accertata di militari russi sul suo territorio in appoggio al regime di Bashar Assad e si sa anche delle velleità di Francia e Gran Bretagna di intervenire dal cielo contro le postazioni dell'ISIS. È l'avvisaglia di quella che potrebbe essere il via a un conflitto internazionale possibile. Quel che è certo è che appunto non essendoci più la gran parte della popolazione civile sul territorio, le scorribande delle varie bande, dei vari eserciti, delle varie fazioni in campo si fanno sempre più pericolosi e hanno il controllo, ciascuno per la sua parte, del territorio. Quanto ai profughi, sono sparsi ormai, lo sappiamo, dalla Turchia fino al nord dell'Europa, con le difficoltà che vi abbiamo raccontato in queste settimane. Ha riaperto le sue vie di transito la Danimarca, le ha chiuse, come vedremo, l'Austria. Ci sono problemi in Macedonia e, per quanto riguarda le quote di profughi che spetterebbero a ciascuno dei 28 paesi dell'Unione Europea, un altro paese dell'est della comunità, la Romania, si sfila e protesta e non vorrebbe la sua parte, che pensate è di poco più di 1000 unità. Ma vedremo che su questo c'è una schiarita, è soltanto una frase, ma è una schiarita dopo una lunga serie di botta e risposta, di colpi a volte anche proibiti all'interno della nostra classe politica. Infatti Salvini ha detto: anch'io ospiterei un rifugiato che ne ha diritto a casa mia, anche se ho solo un bilocale. Andremo però a vedere, per quanto riguarda la politica interna, il grande caos e la tensione che si è creata dopo l'approvazione ieri, intanto alla Camera, di quella leggina che in qualche modo salva i rimborsi elettorali, con la forte protesta dei 5 Stelle e anche il distinguo, che non è certo di poco conto, del tesoriere del Partito Democratico. Vedremo come c'è un vero e proprio braccio di ferro all'interno del partito di Renzi. Ma vedremo anche che la battaglia di cui tutti parlano, quella del Senato per quanto riguarda l'abolizione del ruolo elettivo dei senatori, quella battaglia rischia di far esplodere il partito alleato del PD, Nuovo Centrodestra, dove i rulli di tamburo sono facilmente ascoltabili e neanche da tanto lontano. C'è chi rivendica il fatto che voterà contro. Ma vedremo anche che ci sono dei buoni dati. Continuiamo a mettere insieme le tessere di un mosaico che effettivamente dimostra dei segnali di ripresa. Sono centinaia di migliaia i nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, il consolidamento di posti di lavoro che prima erano precari, lo dice l'INPS. E parleremo anche di una raccolta di firme per 8 referendum di cui non parla nessuno. Vedrete di che si tratta. 30 secondi, titoli. Si rischia un'escalation militare in Siria dopo che Mosca ha confermato che sta fornendo armi e assistenza all'esercito di Assad nella lotta contro gli insorti e contro l'ISIS. Il Cremlino smentisce però che sul campo combattano militari russi. Dopo gli Stati Uniti, preoccupazione espressa dalla NATO, la presenza militare in Mosca non aiuta a risolvere il conflitto. Oggi tocca all'Austria avere il ruolo di chi blocca completamente il transito dei treni da e per l'Ungheria a causa del sovraccarico dovuto all'afflusso di migranti. Questo nel giorno in cui la Danimarca invece ha riaperto, dopo la chiusura di ieri, le sue vie d'accesso ferroviarie e viarie. E intanto arriva dalla Romania un no alla quota d'accoglienza stabilita per Bucarest dall'Europa. Anch'io sarei pronto a ospitare un profugo che scappa dalla guerra nel mio appartamento, anche se ho solo un bilocale. Parola di Matteo Salvini, il segretario della Lega
che dopo un'estate in cui ha parlato in tono diverso, evidentemente fa un'apertura. È giusto ospitare chi fugge da un conflitto, ma verifichiamo quali sono i paesi dove c'è davvero una guerra. Polemica anche nel PD, dopo il movimentato sì della Camera ieri sera la legge che cancella i controlli sulle spese necessarie per erogare i finanziamenti pubblici ai partiti per il 2013 e il 2014. Il provvedimento è duramente contestato dal Movimento 5 Stelle che ha votato contro, tutti gli altri a favore con Sel astenuta. Il leader del nuovo centrodestra Alfano replica con durezza agli articoli che parlano di possibili abbandoni del partito da parte di diversi parlamentari. Vadano pure via, noi siamo nel governo per fare le riforme, dice Alfano, e i fatti ci danno ragione, ma intanto si fa la conta sulle possibili defezioni dal nuovo centrodestra. Nei primi 7 mesi dell'anno i nuovi contratti a tempo indeterminato sono stati quasi 1.100.000, 286.000 in più rispetto all'anno scorso. L'aumento è certificato dall'INPS di oltre il 35%, gli assunti con la decontribuzione sono quasi 800.000. Renzi commenta soddisfatto, come promesso più diritti e meno precariato, cauto il sindacato. C'è una raccolta di firme per promuovere 8 referendum su legge elettorale, Jobs Act, riforma della scuola, temi ambientali e dello sviluppo, di cui si parla molto poco, un pacchetto che vorrebbe smontare le leggi chiave di questa fase di governo improntata dalla figura di Matteo Renzi. Per firmare c'è tempo ancora per poche settimane. Ne parliamo in studio con il promotore, Pippo Civati. Buonasera, quindi abbiamo parlato tante volte in apertura del giornale dei profughi, di chi fugge dalle guerre e soprattutto da una, la guerra civile in Siria, che è fonte di tante preoccupazioni per la presenza di un regime, quello di Assad, che si era fatto sempre più impopolare, di molti gruppi di insorti, alcuni caratterizzati da una volontà di libertà, altri di comunque estremismo islamico e poi ancora e soprattutto l'ISIS che ha preso il sopravvento in vaste zone della Siria. Già, perché dopo che quel paese si è quasi svuotato della sua popolazione civile e gli effetti li vediamo appunto in giro per l'Europa, il campo è libero per una guerra che potrebbe riservare un'escalation a livello internazionale. Un affollato campo di battaglia. È la Siria dilaniata da una guerra civile in cui gli stessi protagonisti faticano a capire chi sta da una parte e dall'altra. Anche per questo un intervento di terra della coalizione internazionale, dicono i generali, sarebbe disastroso. Esercito di Assad, ribelli antiregime, ISIS, foreign fighters venuti dalle grandi democrazie occidentali, Hezbollah libanesi, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e i russi. Ed è su questi ultimi che in questi giorni si è focalizzata l'attenzione. Che esperti militari del Cremlino operassero accanto all'esercito di Bashar al-Assad non era di certo un mistero, vista la storica alleanza di Mosca con Damasco, anche in ragione delle zone musulmane russe limitrofe, ma restavano delle voci, delle notizie mai confermate dai diretti interessati, fino a quando sono arrivate le immagini, i documenti. Questo video, diffuso qualche giorno fa da una delle milizie territoriali che combatte a fianco di Assad, lascia infatti pochi dubbi. Chi riprende dice di essere nella zona di Latakia, roccaforte del capo del regime siriano. Militari russi che addirittura indossano le divise dell'esercito lealista, quanto basta per imporre al ministro degli esteri russo ben più di una generica missione. In Siria ci sono nostri militari da anni e continueranno ad esserci perché, spiega Sergei Lavrov, dobbiamo aiutare Damasco ad evitare che la Siria si trasformi in una nuova Libia. Se non fosse che Assad è un dittatore sanguinario di cui la coalizione internazionale vorrebbe sbarazzarsi al pari dei terroristi dell'ISIS. Ma la presenza russa in Siria va molto oltre qualche decina di uomini specializzati e anche qui oggi Lavrov non sembra avere difficoltà ad ammetterlo quando dice che sì, i voli umanitari da Mosca effettivamente trasportano in Siria anche equipaggiamento militare. Così come stamattina il quotidiano russo Kommersant entra nel dettaglio di queste forniture parlando di armi leggere, lanciagranate, ma anche mezzi blindati di ultima generazione, BTR-82A e camion militari Kamaz. Secondo gli americani, poi, sul posto, navi da sbarco e aerei russi garantirebbero alla Siria un ponte aereo con l'alleato Iran, dopo i divieti di sorvolo di Atene e Sofia.
Un impegno crescente, dunque, che preoccupa Occidente e NATO, che vedono l'appoggio di Putin ad Assad come un ulteriore ostacolo alla sua destituzione, mentre da parte sua il Cremlino giudica le dichiarazioni degli Stati Uniti un grande errore che non fa che rafforzare le posizioni del sedicente Stato islamico. Questa è la situazione. Su di essa si impianta ovviamente qualcos'altro, l'apprensione per quello che può succedere a quelle popolazioni che hanno lasciato in fuga precipitosa, passando soprattutto per la Turchia il territorio siriano e che ora si dispiegano insieme ad altri flussi, quello ad esempio dell'Eritrea, pure scossa dalla guerra civile, che dicevo stanno attraversando a partire dal sud-est tutta l'Europa, con gli effetti che vi raccontiamo giorno dopo giorno. Ieri l'allarme per quello che stava succedendo in Danimarca, dove l'autostrada principale e anche la principale via di transito ferroviario erano state bloccate. Oggi riaperte, ma bloccare è stata l'Austria. È diventata una vera e propria corsa ad ostacoli la migrazione dei siriani che dalla Macedonia e dall'Ungheria cercano di raggiungere Germania e Svezia. Oggi il governo di Copenaghen ha riaperto le vie d'accesso per chi dal confine tedesco mira ad arrivare al porto svedese di Malmo attraversando la Danimarca. Ma un nuovo tappo si è creato a sud-est. L'Austria oggi ha interrotto i treni da e per l'Ungheria. Queste immagini arrivano dalla stazione di Keleti, la più grande di Budapest. Famiglie siriane cercano di entrare nei vagoni diretti a Vienna, assieme agli abituali passeggeri scortati dalla polizia. Ancora più a sud, 7.000 siriani, dopo aver trascorso la notte in mezzo al fango, sono riusciti a passare il confine che separa la Grecia dalla Macedonia. La polizia di Skopje non farà niente per impedirgli di andare in Ungheria. Lunedì, ricordiamo, si terrà a Bruxelles la riunione straordinaria dei 28 ministri dell'interno per discutere il piano di redistribuzione proposto ieri all'Europarlamento da Juncker. Il primo capo di Stato ad andare in TV e respingerlo è stato il presidente della Romania. Non è appropriato parlare di quote calcolate su basi estremamente burocratiche e senza consultare gli Stati membri, ha spiegato Ioannis. Potevamo accoglierne 1.700 di siriani, ma non oltre 6.000, come vuole Juncker. Domani a Praga manifesteranno i loro dubbi anche i ministri degli esteri di Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Ungheria. Ad ascoltarli ci sarà la presidenza lussemburghese di turno dell'Unione e Frank Steinmeier, il ministro degli esteri di quella Germania impegnata in un'incredibile fuga in avanti nel dare l'esempio di come si possano accogliere e integrare i richiedenti asilo. Non passa giorno senza che la cancelliera visiti una scuola o un centro d'accoglienza. Si moltiplicano le iniziative private, ad esempio il Bayern Monaco e i suoi tifosi aiutano i migranti anche inserendoli nelle squadre di calcio minori. Buonismo, ovvero solidarietà, non sta a noi giudicare. Di sicuro la possente macchina tedesca si muove compatta e decisa. Oggi Dieter Zesche, potente presidente della Daimler, ossia la Mercedes, ha annunciato: invieremo nostri esperti nei centri di raccolta dei migranti. Cerchiamo professionalità idonee ad occupare quei posti di lavoro che il mercato tedesco non è sempre in grado di trovare. I migranti siriani, dice Zesche, oggi possono svolgere quel ruolo che negli anni 60 col muro di Berlino ebbero gli italiani e i turchi. Questa vicenda, come tutti sappiamo, ha segnato anche il dibattito interno, con posizioni a volte estreme. Le abbiamo sentite per tutta l'estate. Da una parte quelli che accarezzavano l'utopia del accogliamoli tutti, impossibile, come ovvio. E quegli altri che dicevano, allora sei così interessato, allora perché non li ospiti a casa tua? Beh, provocherà un po' di vertigine a questi ultimi sapere che tra quelli disposti a ospitarli a casa sua c'è anche... Accogliere chi scappa dalla guerra? Sì, subito, domani mattina, anche a casa mia. Guardiamo dove c'è la guerra. In Siria lei c'è la guerra. Lei sarebbe un profugo? Ma ci mancherebbe altro. Ho un bilocale, quindi non è che potrebbe... Un divano letto, lei dice, lo rimedia. Un profugo a casa Salvini. L'annuncio a sorpresa del leader leghista sembra cancellare tonnellate di dichiarazioni di fuoco contro l'invasione dei migranti. Lo stesso Salvini che invitava i suoi a bloccare le prefetture per impedire nuovi arrivi di stranieri, che aveva elogiato la scelta del leader ungherese Orban di erigere un muro anti-immigrati al confine con la Serbia, che sull'accoglienza duellava con il segretario della CEI Galantino,
Dublino e quando si erano registrati casi di scabbia tra i migranti arrivati sulle nostre coste, aveva invitato Renzi a portarli proprio così a casa sua. Ora invece, dopo il cambio di passo a livello europeo e forse anche in prospettiva leadership centrodestra, si dice pronto ad accogliere un profugo a casa sua, anche se con qualche problema, non solo logistico. Non ho i villoni di altri fenomeni milionari che parlano, però vado a significare che soprattutto i bimbi che scappano da zone di guerra devono essere accolti con tutti i crismi. Il problema è che gli altri accolgono i rifugiati, gli altri paesi europei. L'Italia accoglie bivaccanti, ciabattanti, delinquenti e clandestini. Bisogna distinguere nettamente chi scappa dalla guerra e chi invece no, aggiunge. Al Cara di Mineo, di siriano ce ne sarà forse solo uno. Ancora rifugiati sì e clandestini no, quindi. Anche se dalle parti dell'ex Flavio Tosi ironizzano su quella che viene definita una incredibile inversione di marcia di un Salvini che indossa la felpa con la scritta immigrati. Ma in realtà sotto il cielo della politica si parla soprattutto di qualcos'altro e non è la riforma del Senato, è un altro provvedimento molto più piccolo, tanto che passa col nomignolo di leggina, ma attenzione a quel diminutivo perché la cosa è grossa, vuol dire una sanatoria sui rimborsi elettorali degli ultimi 2 anni. Nell'aula di Montecitorio volano copie di banconote da 500 euro. È la protesta messa in atto ieri sera dai deputati 5 Stelle e da un gruppo di senatori grillini presenti in tribuna contro il primo sì della Camera alla legge che con poche parole cancella i controlli sui finanziamenti pubblici ai partiti per gli anni 2013 e 2014. Un testo di un solo breve articolo, una leggina in gergo parlamentare, votata con intese assai più larghe di quelle che si cercano per le riforme costituzionali. Si è astenuta Sel, i 5 Stelle hanno votato contro, gli altri tutti a favore. La leggina che ora passa al Senato punta a sbloccare i rimborsi che si erano arenati prima dell'estate di fronte all'impossibilità per la Commissione di garanzia, costituita anche da magistrati della Corte dei Conti, di esaminare la mole di carte prodotta per giustificare le spese. Un impasse che ha aggravato le già critiche condizioni delle casse dei partiti, così si è trovata la soluzione. Cancellati i controlli, gli ultimi scampoli di finanziamento pubblico, abolito del tutto a partire dal 2017, finiranno ai partiti senza intoppi. Abbastanza perché il blog di Grillo bolle il provvedimento come una leggina truffa che aggira un'altra legge truffa, mentre il PD accusa i 5 Stelle di scarsa trasparenza per non aver mai presentato i bilanci. Una bagarre che riaccende il dibattito sul finanziamento dei partiti e offre lo spunto per nuove polemiche nel PD tra maggioranza e minoranza. Il tesoriere Francesco Bonifazi, soddisfatto per i primi dati sulle donazioni dei privati cittadini e per il risanamento dei conti del partito dopo una feroce spending review, punzecchia un suo predecessore, Ugo Sposetti, il senatore vicino alla minoranza PD, che ha le chiavi virtuali e giuridiche della galassia delle fondazioni, cui ha intestato il residuo cospicuo patrimonio immobiliare ex DS e PC. Mio nonno era partigiano e aveva contribuito alla costruzione di alcune case del popolo. Sono sicuro che avrebbe voluto vederle di proprietà del PD e non di anonime fondazioni costruite ad arte, incalza Bonifazi, intervistato dal Foglio. Anche il nonno di Bonifazi sarebbe contento, perché ho salvaguardato il patrimonio costruito con la fatica di tanti militanti, dice alla Sette Sposetti. Ma io non polemizzo con un tesoriere che fa un lavoro ingrato. Un tesoriere si ama, punto. Però noi ci abbiamo un po' scherzato prima, non è certo la cosa a cui sono più attenti i telespettatori e in generale l'opinione pubblica, questa battaglia sulla riforma del Senato. Però il governo rischia su questo, si sa della battaglia interna al principale partito della maggioranza, il PD, ma quello di cui non si parla tanto se non nelle ultime ore, è il fatto che c'è l'altro partito, il partner minore della maggioranza, il nuovo centrodestra, che rischia di esplodere. Chi vuole andare con Berlusconi vada con Berlusconi, chi vuole andare con Renzi vada con Renzi, chi vuole andare con Salvini vada con Salvini. Noi andiamo avanti con chi vuole stare con me e con noi su un progetto che riunisca i moderati italiani in una prospettiva di governo fuori da ogni estremismo. È la solita minestra riscaldata, gli stessi articoli fotocopia scritti da 2 anni su di noi, sbotta Alfano di fronte alle voci insistenti di una prossima implosione del suo nuovo centrodestra.
proprio al Senato, terreno minato per la maggioranza di governo, dove in queste ore si incrociano le partite delle riforme costituzionali che dividono anche il PD e delle unioni civili che mandano i matti alcuni esponenti del partito di Alfano. Libertà di coscienza secondo lei non è accettabile, cioè una posizione che differenzia la maggioranza, no? Libertà di coscienza sulla schiavitù? Ci si sta dividendo perfino sull'antropologia, cos'è maschio, cos'è femmina. Questo potrebbe creare problemi alla maggioranza di governo. Può non creare una sua rottura, ma può creare un logoramento. Sullo sfondo la questione dirimente della sopravvivenza stessa del soggetto fondato dal ministro dell'interno. Quando si andrà al voto con l'Italicum, il drappello dei 69 parlamentari del nuovo centrodestra che hanno lasciato Berlusconi, non avrà molte chance di conferma. Molti temono un accordo di Alfano con Renzi per salvare nella lista Dema un piccolo gruppo soltanto. E allora meglio mandare tutto all'aria, pensa qualcuno, a tornare a votare con il proporzionale e meno che mai abolire il Senato elettivo. Nessuna tentazione di tornare indietro tra i suoi colleghi, di ascoltare le sirene di Berlusconi o di Verdini? Ma Verdini come sirena francamente mi sembra esteticamente improponibile, fino anche Berlusconi diciamo che ha una certa età, senza nessuna nostalgia ma senza nessuna prospettiva per quanto mi riguarda e per quanto oggi ha confermato Alfano di un'alleanza elettorale col PD. C'è anche il tema degli inquisiti a dividere, il senatore Azzollini, che ha evitato l'arresto in giugno anche grazie ai voti del PD. Non vuole parlarne, ma ha fatto male al nuovo centrodestra il voto in giunta ieri, che per accuse molto meno gravi ha detto sì all'arresto del senatore calabrese Giovanni Bilardi. E allora si dice che tutti i nodi potrebbero presto venire al pettine nei primi voti in aula sulle riforme. 10 o addirittura 15 i senatori alfaniani, che potrebbero disertare. Formigoni ci dice che lui, nonostante i dubbi sulle riforme, proprio non ci pensa a lasciare il partito, che sulle alleanze elettorali è troppo presto per dividersi. Altri dubitano. Non l'ho già votata la prima volta, che il Senato diventi il dopolavoro ferroviario dei consiglieri regionali di qualche sindaco è una roba che non sa nemmeno l'intera. Il Senato deve essere rivisto, riformulato, ridotto il numero, ma deve avere una sua dignità. Ci sono due vicende di cronaca la cui onda lunga ci porta ad oggi. Uno è il delitto, quello dell'uccisione di Marta Russo all'Università La Sapienza di Roma 18 anni fa. Per quella morte, come si sa, furono condannati docenti e assistenti. Uno di loro, Scattone, ha scontato per intero la sua condanna e, storia di questi giorni, era stato insediato col contratto a tempo indeterminato per la legge sulla scuola in cattedra in un istituto della capitale. Grandissime polemiche, oggi la rinuncia da parte di Scattone. Se la coscienza mi dice di poter insegnare, la mancanza di serenità mi induce a rinunciare all'incarico. Giustizia è fatta, dice invece la madre di Marta Russo, sono felice per gli studenti. Questo è il caso Scattone e forse potevano finire diversamente le cose. C'è un'altra vicenda però che è ancora fresca e lacerante nonostante siano passati anni. Ci sono novità nella seconda inchiesta sul caso di Stefano Cucchi, il geometra romano morto nell'ottobre del 2009, sei giorni dopo il fermo per possesso di stupefacenti. Un maresciallo dei carabinieri è indagato per falsa testimonianza. La sua deposizione al processo d'appello, del quale medici, infermieri e agenti della polizia penitenziaria furono assolti dall'accusa di aver avuto una responsabilità della morte del giovane, sarebbe stata valutata in conflitto con i fatti poi accertati dalla procura. Ora si deve chiarire cosa sia realmente successo al giovane dal momento dell'arresto fino al suo arrivo nelle celle del tribunale per l'udienza di convalida. Nel mirino degli investigatori, a quanto pare, c'è la posizione di altri due militari, nei confronti dei quali però fino ad ora non è stata formalizzata alcuna contestazione. Dati sull'economia, dati sul lavoro. Ogni giorno una piccola tessera costruisce un mosaico un po' migliore di quelli a cui siamo stati abituati negli anni scorsi. I contratti di lavoro a tempo indeterminato continuano a crescere e lo fanno anche grazie agli sgravi contributivi previsti nella legge di stabilità. È questa la buona notizia che arriva oggi dai numeri resi noti dall'osservatorio sul precariato dell'INPS. Subito le cifre. Nei primi 7 mesi dell'anno i nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono stati quasi 1.100.000, con una crescita che sfiora le 290.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2014.
In termini percentuali la crescita è del 35%. Se poi si considerano le trasformazioni di contratti a tempo indeterminato e l'andamento delle cessazioni, l'aumento dei contratti fissi rispetto allo scorso anno è di oltre 380.000 unità, in crescita di oltre il 25%. Per il Ministero dell'Economia il Jobs Act influisce anche sulle partite IVA. A luglio ne sono state aperte 40.000, il 6,9% in meno dell'anno prima. Segno che la costituzione di rapporti di lavoro dipendente scoraggia il lavoro autonomo e le relative scartoffie fiscali. Ad un primo esame dunque il bilancio della riforma appare positivo. I rapporti di lavoro migliorano di qualità. È vero anche che una parte consistente dei nuovi contratti stabili usufruisce dell'esonero dei contributi previdenziali previsti dalla legge di stabilità e questo mette a rischio i conti fatti per la copertura della norma. Per tutto il 2015 si tratta di 1.800.000.000. Se, come previsto entro fine anno, saranno assunti con sgravi oltre 1.150.000 persone, spesa attesa 5 miliardi, nelle casse dello Stato si produrrà un buco da 3 miliardi. Il premier Renzi, soddisfatto, commenta su Twitter: il Jobs Act ha prodotto 286.000 stabilizzazioni dall'inizio del 2015, più diritti e meno precariato. Diceva Rhett Butler, il protagonista di Via col vento, interpretato da Clark Gable, che ho un debole per le cause perse quando sono davvero perse. Non siamo a questo livello, ma è una causa difficile, quella di Pippo Civati, che ha promosso una raccolta di firme col suo Movimento Possibile per 8 referendum. Vediamo subito in sovraimpressione, quando è possibile, quali sono questi 8 referendum. Eliminazione dei capi lista bloccati delle candidature plurime, eliminazione della legge elettorale proporzionale col premio di maggioranza, i capi lista bloccati e le candidature plurime, e poi terzo quesito, riconversione ecologica dell'economia, eliminazione delle trivellazioni in mare, riconversione ecologica dell'economia, eliminazione del carattere strategico delle trivellazioni, quinto quesito, riconversione ecologica dell'economia dalle grandi alle piccole opere, sesto, tutela del lavoratore, esclusione del demansionamento, tutela del lavoratore dai licenziamenti illegittimi, tutela della docenza e dell'apprendimento, eliminazione del potere di chiamata del preside manager. Questi sono gli 8 referendum per cui avete iniziato la raccolta di firme, che termina il 30 settembre. Si chiama Possibile, il suo movimento, la missione secondo alcuni è impossibile, ma invece l'abbiamo quante firme... chiamata Possibile. Ecco. Quante firme avete già raccolto? Secondo me siamo 200.000, eravamo 150.000. Dovete arrivare a 500 in ciascuno degli... Insomma, quelli che con l'effetto Mentana ce la facciamo, perché no, è il primo TG che ne parla, è abbastanza incredibile vivere in un paese così, ma ringrazio i giornalisti al di sopra delle parti, attenti non tanto alle cause perse, perché qui si sono persi i diritti... Un richiamo cinematografico. Raccolgo immediatamente l'ironia: si sono persi i diritti, si sono perse le promesse elettorali, si sono perse forse anche le coordinate di un centrosinistra che si è smontato. Quindi noi proviamo a rimetterle a posto, potranno votare tutti i cittadini italiani se raccoglieremo le firme, potranno scegliere il sì o il no, i temi sono di grande rilevanza, di grande attualità, io spero di poter portare gli italiani a votare nella prossima primavera. Ecco, ha fatto rumore il fatto che uno degli esponenti più conosciuti del Movimento 5 Stelle, Di Battista, li ha firmati tutti. Qual è il suo rapporto con gli altri partiti o movimenti che potrebbero essere interessati alla vostra battaglia? Guardi, per dirla tutta, c'è anche chi nel 5 Stelle come Di Maio non li ha firmati. È una scelta personale, ma io ho apprezzato il gesto di Di Battista, perché è un elettore. Dice: condivido la sostanza dei quesiti, non mi piace forse la strategia di Civati, non condivido molte altre cose, però i referendum sono di tutti. Questo è il messaggio che abbiamo voluto dare fin dall'inizio. Altri fanno ragionamenti diversi, ma secondo me prima della fine di settembre, quando arriviamo lì, tutti si metteranno a raccogliere firme e a firmare. Senta, come ieri ci siamo messaggiati e io mi chiedevo perché nessuno parla di questi referendum. In realtà a nessun canale televisivo, perlomeno a me non è arrivata nessuna diktat o cose di questo genere. È una libera scelta quella di chiamarla questa sera, perché è il dovere democratico di chi fa informazione, no, parlare poi di tutto. È un numero di persone attive che non è banale, al di là della mia promozione. Ci sono un sacco di persone volontarie che stanno facendo una cosa bella per la politica. Mi sembra questa la notizia più forte. Qual è il... Scusi se faccio una domanda che limita molto, ma qual è il quesito a cui tiene di più? Se dovesse dire salviamone uno su 8, qual è quello più emblematico? Quello più emblematico è quello sulla nostra democrazia, sono i primi due sulla legge elettorale, sono quelli meno appassionanti per la popolazione, le trivelle scaldano molto di più, la scuola ha fatto tanto discutere, il Jobs Act è quello più doloroso per alcune categorie di lavoratori, io però sono convinto che i parlamentari dovrebbero dire che la cosa più importante è la legge elettorale. Senta, lei, la prima Leopolda, c'erano insieme Matteo Renzi e Pippo Civati, mai divaricazione fu più clamorosa, perché?
perché abbiamo preso strade troppo diverse, perché lui ha deciso di andare al governo senza passare dalle elezioni, perché ne ha fatte tante. Li eravate già lasciati prima. Certo, prima avevamo fatto le... No, lei ricordava, 5 anni, sono passati 5 anni, potremmo festeggiare l'anniversario. Vabbè, allora c'è il divorzio breve, quindi è già... Ci siamo già divorziati parecchio tempo fa, abbiamo fatto le primarie l'un contro l'altro, sì, io pensavo di poter rimanere in un partito più pluralista, non lo è, infatti si vede le botte da Orbi al Senato, vediamo. Senta, ultimissimo, dopo di noi a 8:30 Lilli Gruber ospita Marino, il sindaco di Roma. Se lei fosse Marino si sarebbe dimesso? Io penso che di fronte al commissariamento mi sarei, per come sono fatto di carattere, però apprezzo anche la responsabilità dell'amministratore, queste cose sono facili da dire quando si è fuori, certo che è stata una brutta botta. Grazie a Pippo Civati, lo diciamo, fino al 30 settembre. Possibile.com è il sito, potete raccogliere tutte le informazioni, i banchetti si può firmare in tutti i comuni, tutti i giorni, insomma, ce la si fa. Grazie, grazie Civati. E allora, dopo di noi, ve l'ho appena detto, Lilli Gruber ospita il sindaco di cui tanto si è parlato, Ignazio Marino. Non guardate solo se è molto abbronzato oppure no, insieme a Lilli Gruber c'è Massimo Franco, adesso noi ci fermiamo. Infine le borse, Europa in negativo, l'eccezione di Francoforte, invece America in positivo, il FTSE MIB a Milano ha chiuso con un meno 1,02%, invece in questo momento a New York, Wall Street, indice Dow Jones più 0,85%, Nasdaq più 1,13%, tutto, vi lascio a 8:30, buonasera domani.